Ciao ragazze, oggi parliamo di disturbi del sonno in menopausa. Proprio così, per noi grandicelle anche dormire diventa un'impresa un pochino più complicata di quando siamo giovani. E vi faccio vedere perciò una routine che io faccio ogni sera nel letto che mi aiuta tantissimo a riposare meglio e soprattutto avere un sonno, quindi le ore in cui dormo sono assolutamente più riposanti. Quindi è una routine di stretching semplice perché allentare le tensioni muscolari prima di dormire favorisce sicuramente un ottimo recupero sia del fisico ma poi anche delle energie della mente, perché dormire tutta la notte con un muscolo contratto è come rimanere attive, come non riposarsi proprio. Oltre al fatto che rende cronica anche, ecco, un'eventuale tensione o squilibrio posturale. Inizia. Io uso ovviamente i due cuscini, gli stessi che uso per dormire, che sono due normalissimi cuscini. Tengo sempre poi un cuscino sotto le cosce, oppure dopo vi farò vedere al termine come la posiziono poi per stare in decubito laterale, quindi per stare su un fianco. Però intanto iniziamo con la routine. Allora, io inizio andando a stendere un po' le mie catene posteriori. Ci sarà chi ha difficoltà a stare in questa posizione, voi state semplicemente dove vi sentite comodi. L'importante è che per tutte l'obiettivo sia quello di distendere i muscoli posteriori della coscia. Ogni posizione la tengo per almeno 3 respiri profondi, così, visto che per noi grandi il tempo è sempre così prezioso, colgo 2 piccioni con una fava, perché allungo i muscoli e al tempo stesso utilizzo una respirazione lenta e profonda che mi serve anche per dormire meglio dal punto di vista di psico-emozionale. Quindi reggo, oppure mi mantengo così e tengo. Mi raccomando, non vado su gobba, rimango bellina distesa, la colonna, quindi immaginate proprio non dovete alzare il sedere dal letto, rimane bellino così. Ora io chiacchieravo, comunque sicuramente siete già almeno a 2 respiri profondi. Ogni volta che buttate fuori l'aria, approfittate dell'espirazione per guadagnare un pochino più in scioltezza, ok? Quindi e tirate ancora un po'. Bene. Ora passiamo al secondo. Prendo il ginocchio destro, si inizia sempre da destra, ok? Faccio uno stretching del mio muscolo psoas. Quante volte abbiamo parlato, anzi se vi siete persi il video dove parlo dell'importanza dello psoas, andate a rivederlo perché è un muscolo fondamentale per tutti, ma ancora di più per le grandicelle. Quando buttate fuori l'aria, cercate proprio di far abbandonare la gamba sinistra sul guanciale, sul cuscino, e di tirare senza forzare, ma in modo costante, verso di voi questo ginocchio. Questo, oltre a favorire la distensione dei muscoli profondi del piccolo bacino e dello psoas, fa una sorta di pressione, di massaggio sull'ansa intestinale di destra, quindi sull'ansa ascendente, che è quasi sempre un po' in picciatella, ok? Direttamente da qui passo a questa, metto il piede sul ginocchio e tiro verso di me e sento tirare il gluteo destro, quindi rimango in tensione, sentirete un po' di fastidio, dolore all'interno del gluteo. Respirateci dentro, anche in questo caso manteniamo per 3 respiri. Dovete sentire proprio mollare, sentite che riuscite a guadagnare sempre più spazio. Piano piano il passaggio da una posizione all'altra deve essere sempre lento. Ora vado a fare la stessa cosa dalla parte sinistra, quindi
lascio andare sul cuscino la destra, tiro in modo costante e progressivo verso di me il ginocchio sinistro, così da aprire e rilassare bene lo psoas della parte destra, i muscoli del piccolo bacino e in questo caso l'ansa discendente della curva del mio intestino. Respiro bene e lascio andare. Se vi accorgerete quante tensioni, sentite proprio che un pezzetto per pezzetto lasciate andare delle tensioni muscolari. Poi vado a fare un bello stretching del mio gluteo, ovviamente ognuno arriva secondo le proprie possibilità, quindi se non riuscite a prenderlo, non importa, rimanete così e tenete la gamba accavallata, casomai vi aiutate piano piano, se non riuscite a passare di sotto e a tirare tanto così, vi mettete sopra e tirate piano piano il vostro ginocchio. Allungo un po' e ora faccio la posizione del bambino. Prendo tutte e due le gambe e cerco, l'obiettivo è quello di spingere il mio ginocchio verso il letto, in questo caso verso il pavimento. Anche qui questo favorisce il rilassamento dei muscoli profondi del nostro bacino. Perché così tanto i muscoli del bacino e delle gambe posteriori? E del gluteo, perché sono le gambe e il gluteo sono quei muscoli che reggono il nostro peso e si caricano un'infinità di tensioni. I muscoli del bacino non sono le tensioni fisiche, ma anche quelle un po' psico-emozionali. Riabbraccio un po' le mie ginocchia, faccio rilassare bene la colonna. E infine l'ultimo, mi do un meraviglioso abbraccio che permette di rilassare. Respiro, mi assicuro di avere il collo in posizione comoda. E rilasso in questo caso le spalle, le scapole, le braccia. E mi abbraccio per ringraziarmi comunque di tutto quello che ho fatto nella giornata. Mi sono impegnata, mi sono arrabbiata, ho riso, ho pianto, ho studiato, tutto quello che ho fatto. Quindi considerate che questi sono 5 minuti di routine che distende i muscoli. Che distende i muscoli, che favorisce il respiro profondo, il recupero del proprio equilibrio per avere un sonno ristoratore e il rapporto tra costo e beneficio è davvero pazzesco. Ecco la posizione corretta per dormire. Io metto il cuscino fra le gambe, così da avere una posizione rilassata e non troppo inarcata della schiena, perché rimango assolutamente in linea, e per non comprimere e schiacciare, ecco che sto sulla parte esterna. Come vedete, non si schiaccia niente, rimane disteso, sono in perfetta posizione fisiologica con il collo. E buonanotte! Ora mi addormento per davvero. Ecco, fatelo tutte le sere, ragazze, fatelo tutte le sere. Se domandate a mio marito, questa è tutte le sere, mi zompetta, gamba all'aria. Sì, è così. Però il beneficio, vi svegliate proprio più riposate, dormite meglio. Io ho anche ricominciato a sognare tantissimo, cosa che non facevo da un po'. Anzi, la mattina segnatevi anche cosa sognate, se sono cose che vi rimangono dentro e forse vi vogliono dire qualcosa. Un abbraccio e buonanotte se l'avete fatto di sera.